anche per il 2012, nonostante i tagli piovuti dal nuovo governo tecnico, approviamo entro il 31 gennaio il bilancio preventivo per il 2013. È un elemento importante, è un fatto importante, perché questo consente all'amministrazione di poter cominciare a governare il 2013 con un bilancio approvato e quindi nella piena capacità di spesa e di intervento. Approviamo questo bilancio non avendo agito sulle imposte, non è aumentato l'IMU, l'IMU è rimasta al livello che derivava dalla legge nazionale, non abbiamo aumentato l'addizionale IRPEF che rimane la più bassa dei comuni dell'area pisana, allo 0,2 per mille, non abbiamo inciso su altri elementi. Questo non significa che abbiamo tagliato i servizi, perché i servizi rimangono come quelli del 2012, per cui riteniamo di aver fatto un buon lavoro per la città di Pisa nel suo complesso. Ci aspettiamo nel 2013 di intervenire, non appena sarà variata la legislazione in materia economico-finanziaria, per apportare quelle correzioni che rendono il bilancio del Comune di Pisa più idoneo ad affrontare le difficoltà che i cittadini subiscono in questa fase veramente difficile della congiuntura economica e più in grado di rispondere alle loro esigenze. Lo faremo nei primi mesi del prossimo anno, consapevoli che lavoriamo su una base positiva che quindi ci consentirà di apportare quelle modifiche necessarie a far gravare sempre meno sui cittadini il peso di una incapacità politica che hanno dimostrato i governi di centrodestra, ma anche il governo tecnico, a rispondere alle esigenze di una popolazione che ormai subisce in maniera gravosa gli effetti della crisi.